Allora Luca, mi hai fatto aspettare la prima d'ora? Bene, neanch'io. Oh! Allora, prima dobbiamo fare il riscaldamento. Tieni. Ok? Ok, sei pronto? Allora, prendi posizione, respira. Alza le spalle. Uno, due, tre. Una, due, una, due, una, due, una. Allora, frigorifero, riproviamo. Una, due, una, due. Vai, 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 vai. Allora, dobbiamo fare una piccola coreografia per fare questa prova coraggio per affrontare il pericolo. Ti piace la televisione, Luca? Così, così. Vita piatta la tua. Visto che ti piace la televisione, ti regalo un abbonamento a Skype per i prossimi 2 anni. Ah, Luca! Bene, allora, uno, due e tre. Scusa, eh?
sì, ci sono io che sono curare. Allora, spingetevi verso il palco, ok, bravi. Allora, mi raccomando, Alessandro e Luca, un po' più verso Luca, ok, un po' più verso il palco. Allora, al mio tre dovete alzare mani e piedi e state un attimo fermi. Allora, uno, due, due e mezzo e tre, vieni mani e piedi, vieni, ecco, bravissimi, fermo, 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 adesso guardate avanti, fate questo sorriso. Quando lascio la tua testa io ti cado addosso, mi devi stare davanti e non mi devi passare di dietro, chiaro? Corri verso una serata, sei sicuro che non succede niente. Allora, Luca, no, non scappare, scherzavo. Al mio tre, io lascio la testa di Luca, rimango in perfetto equilibrio. Ti piace lo spettacolo, Luca? Conto fino a tre, lascio la testa di Luca, fate un grande applauso per Luca se non gli cade addosso, va bene? Luca, devi fare l'opera, devi fare l'inchino, okay. Due, due e mezzo, tre, vai! Luca, Luca, dove vai, Luca? Luca, allora, ci sono tre briglie lì, li vedi? Allora, li prendi, bravo Luca, vai lì, e ti vedo. Allora, Luca, ascoltami bene, ora tu mi devi lanciare quei briglie, li prendi uno con la mano destra, sei destro o mancino? Che sfiga! Ascolta Luca, fai un passo avanti, non ti vedo sicuro. Non li hai contati, eh? Eccezionale. Tutti così a casa tua. Ascolta Luca, molto importante, non lo devi lanciare così che l'ultima volta l'ho tirato in testa il tecnico audio. E il tecnico audio bisogna portarlo sul tappo delle mani, altrimenti ti rovino lo spettacolo. Luca, lo devi lanciare in questo modo, va bene? Nella mia mano, non guardare qui, non guardare qua. Va bene? Uno, due, due e mezzo, tre, vai! Bravo Luca! Allora, Luca, pirillo numero due, quello è il numero tre. Si sveglia con la volta, vedi che sono uguali. Luca, uno, due, tre, vai Luca! Bravissimo Luca! Luca, il terzo lancio è sempre più difficile, perché se tu ti sbagli, io adesso sono armato. Luca, uno, due, tre, vai Luca, bravo Luca, un bel applauso per Luca. Bravo. E due, due e mezzo e tre. Oh, 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 oh. Bravo! Esagerate! Un accendino! Tira pure, sono professionale! Tira, tira! Ah, funziona! Un accendino, un accendino! Tira, tira! Parenti!
e ho detto che venivo qua a fare il concerto. Allora, prima di venire qua, vi ho fatto vedere quello che sapevo fare. Vi ho fatto vedere questo numero qua. Vi ho fatto vedere questo numero qua. Poi gli ho fatto vedere questo, poi questo, e poi gli ho fatto vedere ta 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 ta. E gli ho fatto dire, qua io non mi sono giusto con me, ti faranno dei grandi applausi! Bravo! Ma lì c'era anche la mia mamma, e gli ho fatto vedere anche a lei quello che sapevo fare. Gli ho fatto vedere questo numero qua. Oh, 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 e sapete che detto la mia mamma, vai a un San Giusto e tutti gli urleranno che sei un grande giocoliere! Ma contento, non soddisfatto, sono passato dalla mia fidanzata e ho fatto vedere anche a lei quello che si può fare. Gli ho fatto vedere questo numero qua. E sapete che ha detto la mia fidanzata? Vai a Monte San Giusto, non fatti mai più vedere casa mia. Dolce e soave, forte e chiaro, movimento pelvico, mani nei capelli, devi dire